Ciao a tutti, mi chiamo Daniele Marcassa. Sono un viaggiatore curioso. Per anni ho girato l'Italia a bordo della mia vecchia Vespa e adesso ho la possibilità di mostrarvi 5 dei miei percorsi preferiti. Il programma si chiama Bacaro perché in ogni luogo troveremo un'antica osteria, proprio come i bacari veneziani, le vecchie trattorie e osterie della città lagunare. Il primo viaggio partirà dalla terra in cui sono nato, la terra di Bonifica, nella provincia di Venezia. Partiremo da San Donà di Piave e lo farò forse con il turista più famoso d'Italia, Patrizio Roversi, che per oggi sarà con me un vespista per caso. Andiamo a prenderlo. E adesso? Come la sposto? Aiuto! Aiuto! Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Grande! Ciao! Ben arrivato, Patrizio! Grande! È questa? È questa, è questa. Sì. Frizione un po' in terza, la marmita da cambiare, un po' i freni rovinati, ma... Ma non abbiamo tanta strada, non no? abbiamo strada, poca strada. Nelle terre di Bonifica. Possiamo andare? Possiamo andare. Caro Patrizio, ti dicevo la Bonifica, sì. Questo è il cuore, questo è il palazzo della Bonifica in cui poi si scelsero le dinamiche per la Bonifica nazionale italiana, insomma, e siamo nel 1922 e questa è una sala che ricorda un po' gli antichi bonificatori che hanno reso la Bonifica integrale davvero realizzabile. Ah, i padri bonificatori, dai, anch'io ho un padre bonificatore. In realtà io ho la bonifica nel sangue, nel senso che qui non c'è sangue ma c'è acqua, quell'acqua un po' sporca tipica della bonifica, perché mio padre, mio zio e mio nonno hanno lavorato nelle bonifiche nel Basso Mantovano, nel consorzio di bonifica Mantovano-Reggiano e quindi io fin da piccolo ho nuotato nell'acqua di bonifica, eh sì. E proprio in questo luogo la grande figura di Silvio Trentin, magari sconosciuta ai più, fu un grande giurista ma anche un antropologo, un sociologo, diede una linea guida a tutti i bonificatori. L'importante era salvaguardare la salute delle persone, sia dei lavoratori, dei cariolanti, dei badilanti, dei canali della bonifica, ma poi anche delle genti, delle comunità che sarebbero poi andate a vivere in queste terre strappate dalle acque. Beh, in effetti bonifica deriva da tu mi insegni che hai studiato, bonus facere, esatto. Bonifica è una cosa buona per la salute, oddio è un concetto anche discutibile ormai a questo punto, però sì, è... ma dai, che bel palazzo. È una bellissima sala e poi insomma i tecnici che lavorano quotidianamente nelle bonifiche d'Italia e in Veneto ti sapranno sicuramente raccontare il valore che ha oggi la bonifica. I tecnici, c'è un tecnico? C'è un tecnico, allora, un direttore.
Buongiorno, è lei il tecnico? Oh, mi scusi, sa, io avrei una domanda, perché Daniele, voglio dire, ha parlato di bonifica integrale. Cosa vuol dire? Beh, è una bonifica come il pane integrale, contiene scorie, è una bonifica integralista, siete una setta di bonificatori. Cos'è la bonifica integrale? La bonifica integrale è stata una cosa importantissima, ha cambiato il volto del nostro paese, perché dei bonificatori lungimiranti hanno capito che non serviva solo prosciugare i terreni per sanificarli, per togliere la malaria, ma hanno cominciato a capire come un territorio va gestito, come l'acqua poteva diventare un bene prezioso. Quindi si può dire che i consorzi di bonifica sono nati in quel periodo lì, cioè l'idea che non potevano essere solo i privati a bonificare, ma che fosse lo Stato a intervenire è nata in quel momento. Certo, in quel momento comincia un'azione importantissima della bonifica pubblica assieme all'attività dei consorzi che rimangono sì da allora ma ancora oggi enti di tipo privato. Enti privati di diritto pubblico, lo so perché la mia mamma prende ancora la pensione del mio babbo ed è una pensione di questo tipo. Guarda qua, qui c'è un pezzo di un discorso molto importante, lo leggo, Il Congresso per le bonifiche afferma la necessità che, in armonia con l'originario pensiero del legislatore, la esecuzione delle opere di bonifica venga sempre rigidamente ispirata dalle esigenze proprie dello scopo fondamentale assegnato alle opere stesse, e cioè il risanamento igienico del territorio nel quale esse si compiono. Rilevata la persistente gravità dei pericoli che nelle zone malariche, che a causa dell'insufficienza dei provvedimenti adottati, minacciano, nonostante le avvenute trasformazioni agrarie, la salute delle popolazioni ivi residenti. Quindi, primo obiettivo, sanificare. Chi ha detto questo? Silvio Trentin. Come uomo di governo e parlamentare è durato poco, perché mi sembra di ricordare che lui fosse un professore universitario, uno dei due che si è rifiutato di iscriversi al partito fascista e quindi ha dovuto emigrare in Francia, dove ha fatto l'agricoltore, dove ha provato ad arrangiarsi, ma è da dove ha organizzato la resistenza. Quindi la storia della bonifica è una storia anche sociale, di conquiste. Bene, io la ringrazio moltissimo. Ho capito qualcosa che non sapevo. Viva la bonifica! Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Caro Patrizio, qui siamo a Cittanova, il comune è sempre quello di Sandona di Piave e insomma questa è un'idrovora, un chiaro esempio di archeologia industriale dove, come ben vedi, c'è una scritta... Dai, c'è questa... contro la morta palude che ancora ai primordi del secolo lambiva l'abitato di Sandona di Piave, generosa audacia di pionieri iniziò l'impari lotta, infermissima unione di fede e di volontà e di propositi, tecnici, imprenditori, maestranze, col provvido concorso dello Stato, strapparono all'Aquitrin la terra che dissodata dal vomere fecondatore, la famosa bonifica integrale, tutto torna, offerse alle operose genti nuovo campo di vita e di lavoro. E qui c'è della storia, vero, da queste parti? C'è una lunga storia. Qui si dice, insomma, ci sono molti reperti di archeologia, tutti i campi che vediamo intorno a noi, sotto questi campi si nasconde un'antica città, la città che poi diede origine e l'avvio alla Serenissima Repubblica di Venezia. Dai, veramente? Assolutamente. Qui è nata Venezia? Qui è nata Venezia. Ma...
Amico Daniele Marcassa, la spara grossa, e mi ha detto una cosa pazzesca, cioè ha detto che secondo lui da queste parti è praticamente nata Venezia. Mi sembra strano, però voglio verificare con Alice che fa l'archeologa e Erasmo che fa lo storico. È possibile che qui è nata Venezia? In un certo senso potremmo dire che non ha tutti i torti, insomma, Daniele. In quest'area è nota l'esistenza dell'insediamento di Civitas Nova, la cronachistica basso-medievale di area veneziana per l'appunto ci racconta che in questa zona sarebbero giunti nel corso del VII secolo d.C. dei profughi da Opitergium, da un centro dell'entroterra. Questi si spostarono dopo l'arrivo dei Longobardi e trovarono proprio in questo luogo una zona ideale per insediarsi. Questo luogo è completamente diverso oggi da come doveva presentarsi in epoca per l'appunto alto medievale. L'insediamento pare essere stato fondato su un'isola. Intorno c'erano paludi e c'erano ambienti lagunari più che altro. Quest'isola era attraversata da un grande corso d'acqua e lungo questo corso d'acqua ci dovevano essere quindi delle abitazioni, nonché anche la sede vescovile e la sede ducale di Civitas Nova. E quindi il collegamento con Venezia? Quando Venezia nel tardo medioevo inizia a diventare un centro commerciale e politico più importante nel Mediterraneo, ha bisogno anche un po' di legittimare un po' le proprie origini e pompare forse un po' il proprio passato. Pompare, giusto, qui siamo, ci sono sempre delle pompe idrovore qua attorno, quindi si pompa anche un po' le proprie origini. Esatto, e decide di aggiungere al nome di Civitas Nova anche il nome di Eracliana, rifacendosi all'imperatore Eraclio. Io qui nella mia testa ho praticamente tutto, perché guarda questa, eccola qua, questa è una carta, no, di Cittanova ai primi del Novecento. Ecco, guarda, è qua, Cittanova è qua, esatto. E tutto quello che si vede qua in verdolino era acqua, era palude. Quelli lì sono i bigui in salsa, dico bene? Bigui. Conditi con le sarde e le cipolle. E questo qui credo che sia il classico raboso. Certo. Ecco, allora, vabbè. Io poi volevo, a proposito di acqua e di vino, volevo anche navigare sull'acqua, ma preferisco prima sciacquarmi le budelline col vino. Gianfranco, partiamo qua dall'idrovora di Cittanova. Al termine. No, perché tutte le strade portano a Roma, ma questo canale non porta a Roma Termini. Anche se a Roma dicono il Barcarolo va controcorrente. Qua si dice il Barcarolo e il va sopra la gente, perché il livello dell'acqua di questo canale è più alto dei campi e delle persone che stanno di fianco. A volte anche oltre 4 metri. Dai. Sì. In condizioni di medio mare, se ci sono poi alte maree o acqua che sgronda dalle montagne, anche molti e molti più metri. Ma senti, ma questo terreno, questo territorio, a che livello di bassitudine è? Diciamo che abbiamo una media di 2-3 metri sotto il livello medio del mare. Ecco, infatti la funzione della bonifica non è che è finita negli anni 30, continua tutti i giorni. Eh beh sì, non solo perché deve prelevare l'acqua dalla campagna e immetterla o nei fiumi o nei canali, ma anche perché poi ci sono tante opere di adeguamento, gli argini col tempo scendono, le maree stanno salendo, ci sono mille opere, è un lavoro in itinere.
Come si chiama questo canale? Questo è il canale Brian, è un canale navigabile che usiamo per scolmare le nostre idrovore, ma anche serviva fino a pochi decenni fa per alimentare degli zuccherifici, quello di Ceggia per esempio. Certo, tra l'altro questa è un'idea, diciamo anche rivolta al futuro, di recuperare queste vie, diciamo così, di comunicazione, perché possono alleggerire il trasporto su gomma, insomma può essere un'idea. Va bene, grazie Gianfranco, a questo punto andiamo a Roma Termini, no scusa, a Termini. Arrivo a Termini. Ciao Daniele. Andrea Finotto. Uno dei sorveglianti idraulici della bonifica. Giorgio Piazza, il presidente del Consorzio del Veneto Orientale. Ben arrivato. Caro Giorgio, siamo in un luogo importante perché ancora funziona, ancora utilizzato in pieno regime, però è un luogo che insomma trasuda storia, è il caso di dire. Eh sì, per la bonifica questa è una pietra miliare che è stata inaugurata nel 22 come compendio del ormai famosissimo convegno nazionale sulle bonifiche del 1922, tenutosi a San Donato, organizzato da Silvio Trentin, e fu anche il momento, poi, con questa inaugurazione, che si dimostrò la qualità e la bontà della scelta che si doveva fare per redimere le terre paludose, malariche, trasformarle in territori produttivi, oltre quindi a questo anche la sistemazione, diciamo, dal punto di vista della qualità della vita delle persone che vivevano in questo territorio. Al Calor Bianco fu la polemica durante il convegno, mi piace ricordarlo, con i grossi proprietari, perché Trentin voleva che la malaria diventasse una malattia professionale, che quindi i costi della cura fossero a carico delle quindi proprietà. Finalmente un riconoscimento del lavoro e la trasformazione da cose a persone di chi lavorava i campi, ricordo, in quegli anni E questa fu la grande svolta, grazie all'opera di Trentin, del cambiamento radicale e del passaggio da un'antica bonifica alla moderna bonifica, che ci permette ancora di progredire. Con Giorgio Piazza nel cuore della bonifica. Grazie. Grazie. Terra, di nuovo sulla terra, anche se qua poi la terra è acqua e l'acqua è sopra la terra, non ci si capisce un granché. Pronti, guarda, mi sono conquistato anche il cappellino da comandante, da navigatore d'acqua dolce. Bene, allora andiamo a Cacorniani.
Cacorniani, ma Francesco, alla faccia della Ca, questa è una città. Sì, in effetti è una città che ha ospitato fino agli anni 50 una comunità di più di 3.000 persone. Si articola in due corti principali e poi 80 mezzadrie su una superficie di 1.700 ettari. Daniele, perché abbiamo parlato di tante cose, ma non della terra, dell'agricoltura. Cioè, quando tu tiravi via l'acqua dalla terra... Con quella grande idrovora che c'è qui, Sì, qui hanno fatto una delle più importanti al tempo. Fiche, no? Questa in realtà è la prima idrovora del territorio, risale al 1880 ed è stata recentemente recuperata da un restauro che abbiamo appena terminato e l'abbiamo riportata allo splendore originale, che serviva a tutelare questo territorio che è mediamente 70 centimetri sotto il livello medio delle acque. Qui ogni coltura aveva un nome locale, quello che si chiama normalmente il mais, no? Mais, sì. La biava. Il soturco. Cos'è il soturco? Il sorgo turco, il mais. Il formenton, è sempre lui. Sì. Ma no, ma sono i malghetti, scusa. No, ma le pannocchie quindi. Ma no, i malghetti sono quelli che tu dai praticamente agli animali. E certo. Ecco, allora, andiamo da un piccolo esempio di incomunicabilità dialettale. Ma perché è così? Perché anche la lingua è cambiata e si è sviluppata. E quindi anche questo è importante, ma a proposito, scusa, in Lazio per bonificare hanno fatto arrivare un sacco di veneti, e qui in Veneto chi è arrivato? E qui in Veneto sono arrivati altri veneti, spesso dalle province di Vicenza, di Padova, c'è stata, tanto che si riscontra ancora nei cognomi della gente, insomma, che ha vissuto qui e che adesso vive nei territori limitrofi, per cui sono arrivati dei veneti che poi probabilmente sono andati, forti della loro esperienza in questo territorio, anche in altre zone d'Italia. Quindi grande risorsa. Caro Francesco, grazie. Grazie a voi. Benvenuta alla Fagiana. Grazie. Lui Alberto. Adesso andiamo di là. Guarda, sono talmente estasiato nel vedere finalmente una risaia che mi sono dimenticato di liberarmi il cranio. Qua siamo alle porte di Venezia, dietro Caorle, a 500 metri in linea d'aria con l'Adriatico. Sì. L'idea di mettere una risaia qua non è nata per caso, ma era una vecchia cultura messa a dimora, parlo prima all'inizio degli anni 20, quando qua era tutta palude, non c'era nulla se non che la malaria. Le risaie erano più su, più verso l'entroterra. Quando fu bonificata tutta quest'area, parliamo degli anni 20, il terreno era particolarmente adatto e ricettivo per proporre anche una cultura alternativa, anzi, mi correggo, ritornare alle origini di quello che erano le vecchie culture di una volta, perché il riso era stato soppiantato dal mais, il grano turco, perché lavoravano meno e produceva di più. Senti, ma il Carnaroli è un riso difficile da coltivare, diventa molto alto, rischia di allettarsi, perché avete puntato tutti i vostri ettari, che ora sono tanti, quanti sono? Siamo arrivati a coltivare 160 ettari a risaia. Una signora risaia. Tutti o quasi a Carnaroli, perché? Una scelta... Il Carnaroli è e rimane, assieme al Vialone Nano, è il principe dei risi. E qui l'acqua è fondamentale, perché l'acqua qui è tutto per il riso, è una specie di frigorifero, di cappottino, di vestitino. È toccasana, l'acqua serve, a parte... Allora, premetto che l'acqua che noi prendiamo arriva dal fiume Livenza, fiume particolarmente ricco di acque, non ha mai avuto grossi problemi di siccità, e tutta l'acqua che noi incameriamo
se non venisse utilizzata da noi comunque andrebbe a mare. E questo è importante, perché dicono che la risaia spreca l'acqua, invece non è vero, la prende in prestito. Io ti sto, come in banca. Ti vengo a raccontare anche, sì, perché dopo comunque viene ributtata in mare. Certo. Sto cercando anche una nuova formula di irrigazione, sì, in collaborazione anche con studi universitari, in modo da contingentare l'acqua. Utilizziamo delle manichette e diamo da bere alle piantine con una manichetta goccia a goccia. Dai. Questo ci permette di ridurre l'acqua e di essere eventualmente in anticipo sui tempi un domani che, si sa, l'acqua sarà un grosso problema, perché l'utilizzo dell'acqua così mi lascia un po' dubbioso. Dunque io devo essere pronto ad affrontare. Guarda, parlando di bonifica, questa cosa è importantissima, perché bonifica non vuol dire solo abbondanza d'acqua, vuol dire gestione dell'acqua. La prendi, la metti, la sposti, la risparmi, la metti al momento giusto. Cosa c'è di meglio di una risaia? E la risaia è, questo è il nostro prodotto finale. Il Carnaroli è un Carnaroli ottimo, tiene magnificamente alla cottura, è amato e apprezzato dai migliori cuochi, è amato e apprezzato anche dalle casalinghe. E che dire altro? Rimane una grande azienda che chiude anche la filiera, quindi avete la riseria, eccetera, per cui vendete, guarda, il prodotto. L'azienda è completamente autosufficiente, sì, dall'inizio è alla fine. Noi, certo, selezioniamo, coltiviamo, seminiamo, trebbiamo e insacchettiamo il prodotto finale col marchio nostro. Ma io non ci credo che sia buono. E allora andiamo a assaggiarlo. Ha funzionato perfettamente la mia provocazione. No, mi devi dimostrare che quello che mi hai detto finora è tutto vero. Dove torniamo? Torniamo di là. Stiamo avvicinando alla fonte del risotto. Oh, piacere! Eccoci. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Vedo che sta facendo un risotto tirato, menato, si dice così. Esatto, anche dalle sto parti. Mantecando. Mantecato. Esatto. Mantecato. Esatto, va bene. La mantecatura è la parte più importante del risotto, ricordiamo. Sì, la parte più importante è la gustatura, però anche quando, però per chi lo fa, e naturalmente è... Riso Carnaroli. Siamo nella come terra. Come ho pensato di dire Carnaroli? Va bene. Senti, ma allora, si può assaggiare o dobbiamo... Certamente, o dobbiamo soffrire ancora? Assaggiare. È pronto? È prontissimo. Oh, perfetto. Siamo con Alessandro, una giornata intensa nel cuore delle terre di bonifica, un po' d'ombra che ci voleva oggi a dirla tutta, si vede che sono un po' trafelato da... Ci troviamo in questo momento dentro un oceto, siamo nella zona di Eraclea, vicino al mare. È arrivato anche Patrizio. Oh, scusate, no, sono reduce dal Riseto e adesso sono venuto nel noceto, ma sì, non volevo interrompere. No, dicevo che qui c'è un po' d'ombra almeno. Certo, sì. Abbiamo due varietà, la Lara e la Chandler, e siamo un'azienda che è 25 anni che facciamo noci. Facciamo tutta la filiera e anche il controllo di filiera, tra la produzione, l'essiccazione, la selezione, la confezionamento e la vendita anche diretta. In questa terra redenta c'è una grande produzione agroalimentare, quindi insomma a discapito di altre zone che magari hanno la fortuna di godere di terreni collinari, bagnati da un sole meraviglioso, in realtà in questa terra che sembra una pianura quasi dimenticata, come vedi, c'è di tutto. C'è di tutto, ma c'è anche una sviluppata apicoltura, perché sento, sì, c'è uno sciame di vespe in questo caso che sta arrivando da queste parti. E mi sa che quelle vespe ti condurranno proprio a casa, caro Patrizio. Mi sa non, pungono, sì. Ma, non pungono, ma corrono. Corrono. Bene. Grazie Alessandro. Grazie, andiamo.
Partiamo, dai, che bello, guarda. Beh, ma sono tutti i suoi, i tuoi sodali, i tuoi sono dei carissimi amici, come vedi hanno delle vespe molto più belle della mia. Certo, sono bellissime, tra l'altro queste zone pianeggianti si prestano alla gita in vespa. Ogni domenica noi usciamo, facciamo un giro, veniamo qua da altre parti. Sì, no. Quindi saliamo, dai. No. Come no? Cioè, sì, io salirei, però mi piace di più quella lì. Posso? E quindi... Mi offendi? Non mi offendo. Ecco, meno male. Posso? Partiamo tutti insieme, grazie ragazzi. Siamo ancora qua, lungo la mia amata Piave. Baccaro continua il suo percorso alla prossima puntata. Affronteremo le strade che ci condurranno nella meravigliosa città di Verona. E poi, un po' come Goethe, però a ritroso, andremo verso il lago di Garda e alle pendici del Monte Baldo. Seguiteci!